Dora, sei pronta? Si senti altissimo. Aspetta. Parliamo a bassa voce. Sì, aspetta. Prova. Infatti. E che devo fare? Ti devo dare un mattino da sera in cam. No, aspetta, appoggiamo il mio orto in vaso di terra, lo puoi mangiare? Certo, non lo sfondo. Oddio, ma esiste davvero? È certo che esiste, la prima volta che si vede la famosa che si parlano di Dora. Questo progetto bull, la prima volta che si vede. No, lei esiste, prima era parte integrante del canale. Era... Ma come te ne l'angolo lì? No, tanto dopo quando metto in game si fa più piccola la gamma e si vede tutto quello come visto. Che poi tra l'altro non ci leggo niente, no? Ragazzi, allora vedete, non è solo un problema mio, è anche un problema suo, perché questa chat è piccolissima in confronto a quella che c'ho io normalmente. Sono battita. Iron, non so. Io non ci vedo da lontano. Ciao Gennaro, come stai? Auguri Gennaro!
Dottoressa Dora, quale onore! Bentornata tra noi, minore 3. Grazie! Valerio, ma io tu non tanto... devi donare i bitcoin, devi donare i soldi veri, così io e Dora domani ci andiamo a prendere il caffè, vero? Spese tue! Quindi, tra l'altro io ti giuro, non leggo proprio niente, cioè non lo so nemmeno dove l'ha scritto. Allora, scritto qua sotto. Ma non è neanche una donazione, quando sono donazioni compaiono qui su Streamlabs. Quando se la perdi quando sono in coin. Chi è questa ragazza? Ciao Tommaso, lei è la mia compagna di avventure e disavventure di una vita. È un po' di tempo. È la leggendaria. La leggendaria Dora, esatto. Aspetta, sapevo che esisteva veramente, ma era quasi diventata essere leggendaria. Mamma mia, è più bella di mamma. Oh mio Dio, a questo punto sono relativamente giovine in questo canale nonostante io sia qui da secoli. Benvenuta Dora e piacere. Il progetto buono. Fanno tutti gli sboroni con i bitcoin adesso. Gli sboroncelli. Ragazzi, quasi quasi che andavamo su. Dopo ci facciamo un po' di IRL prima che Dora va. E la faremo anche giocare a League of Legends. Per è un gioco da veramente. Da tantissimo. E pigliatevi questo caffè. Pigliatevi questo caffè da Dora e mami di nuovo insieme. Piango dalla gioia minore 3 minore 3 minore 3. Domani ti offro un caffè, Dora. Te lo offro io, Fede. Grazie, Valerio. Anzi, lo offro al camore. Grazie, Valerio. Ci hai offerto un caffè. Grazie. Grazie, è imbarazzante. Aspetta, mettiamo in via. Vuoi fare la tua prima partita, vai, onorevole? Vai. Aspetta. Devo mettere una cosa qua. Così la scena cambia in automatico appena ti muovi. Vai. Che bello. Beh, ma se vuoi giocare tu no. No, io gioco tutti i giochi. Ma siamo scherzati, tu che non giochi. Io non gioco. A parte perché nella nuova stanza non ho una scrivania. Perché? Perché è piccola. E quindi. Però qua devi fare tu. Come? No, nel senso. Cosa vuoi giocare? No. Ragazzi, chi vuole giocare con Dora League of Legends? Che bello. Allora, sennò così non prendi né me e né te. No, dai, prendi e fatto. Sì. No, prendi. Io non vi leggo, raga. Mi sono tutti quando non leggo. Non legge perché non ci vede, troppo piccolo. Tanto Dora, una di noi. Di mio. Ok, che cosa vuoi? No, dico, vuoi fare il custom. Ragazzi, no, qualcuno mi sa che per fare custom siamo un po' pochi, cioè, ma possiamo fare una normal. Vuoi fare la nuova modalità invasione? Non l'ho mai fatto. Accento circonflesso, no scherzo. Io sono uno dei tanti personaggi che viene tutti i giorni su questo canale. All'Akbar in amicizia, io il caffè lo scocco. E fai bene, allora io lo devo scroccare a lei? No, ma già ha fatto un grande viaggio, un lungo viaggio. No, glielo offro io. Allora facciamo prima... Scusami, il caffè fa creare, quindi... Domani prenderemo un sacco di caffè. Ragazzi, io domani non streamo perché sto tutta la giornata con Dora. Non lo capisco, mi piace. Attenzione! Ok. Facciamo una normale modalità segreta. E chi, qualcuno di voi vuole venire? Vuole venire a giocare? Bolla, dai, vieni tu. Chissà se viene Vincenzo, se ti invito. Dico, se ti invito. Yeah.
Perza, con tutti questi caffè domani sei nervoso, meglio che non streammi. No, è meglio che non streammi, infatti. A parte che io prendo spremute d'arancia, quindi sono anche costose. Quindi hai dato bene, se avessi dato 3 euro non ci compravo manco una spremuta d'arancia. Veramente? Se dobbiamo essere sinceri, tu prendi sempre la spremuta di melograno. Ma io oggi stamattina ho preso la spremuta di melograno. Ma non c'è sempre la spremuta di melograno. Quella d'arancia, non me le arance. A Milano la vedi sempre, ogni posto ti penso. Ma guarda. Ecco ragazzi, vedete, bevete la spumuta di melograno, fa bene, melograno, è vero, lui, io stavo con lui stamattina, con Gennaro. Ma è Gennaro Palazzo? No, non è Gennaro Palazzo, si chiama Gianni. Ma dobbiamo andare a Gennaro Palazzo! Aspetta, non faccio un incontro Ambressa Ambrezia? Vediamo di organizzare un incontro Ambressa Ambrezia. Allora, così qua, chi è che non ha accettato? Ragazzi, qualcuno vuole dire, se no semplicemente vai di tuo. Sì. That mommy è dell'Argentina, ciao Fe. Oh! Diritto il primario, ti ho chiamato oggi, ma non hai risposto. Stavo chiamando mio padre. Vabbè, inizia semplicemente. Allora, scusa, partita. Facciamo così. Se viene, se c'è. Strunz! Ciao! Uomini sono amor. Ah, vabbè, quello che sei tu. Dici questo che ti dica non mi sembra. Vabbè, sei, 3 secondi. 3. No, non ti preoccupare. 2. Vabbè. Allora, io doppia da mammi. No, no, sei tu che non, credo che tu ti sia fatto e ci veda doppio. Ha capito, pure tu sei team Troia. Sì. Madonna Dora. Ma questo è il tuo team DM. Ah, no, io sono Troia. Io sono Troia adesso. Va bene, un po' tutti dentro. Maschi e femmine, vogliamo appartenere a quel team. Va bene, Federica, oh, grazie, sì, e Dora. Aspetta, che è? Let mommy, perché sono senza internet, ero fuori per fisioterapia e palestra. Ok, ma è Dora? Sì, è Dora. Ma devo giocare serio o cazzeggiamo? Ma che? Fatti ma vedere! Chi è? No, questo è Italian Style, che buona inizio. Quale serio? Serissimo. Bravo! A livello tu devi giocare da ranked! Qua dobbiamo vincere! Poi io la prossima volta facciamo ranked, eh? Minchia, non mi ha arrancato. Ah, ma tu sei support? Chi va? Io dove vado? Vado mid. Mid con... Emerdinger. Faccio lo cazzo, ma ce l'ho Emerdinger. No, Fede, se non ce l'hai. Questi H, scrivi H, per carità. Ma tanto è una normal. Non ce l'ho. Vabbè, però c'ho Annie. Non la so. Annie è fortissima, mid. So, Morgana. Suona, dai. Mid. Funziona? Boh. Ok. Suona, non siamo suona, boh. Beh, però metti la Dale, messa Daddy, ma quella che... roba da support. Non ne ho idea, che cos'è Happy? E che ne so io, suppongo sia Happy, la devi fare Happy, metti Tarts. Però lei non è tank, è tank. Che è? Poi qua suppongo che devi mettere un ignite o un barriera. Sì, allora qua mettiamo il flash. Ah, il flash lo metti sull'altro lato. Sì, e qua ci mettiamo il ignite. Io arrivo solo a questi due. Io chiamo Giagiania. Va bene? Non mi risponde, lo sputo in faccia. Ok, io la conosco perché mentre cazzeggiavo su YouTube mi imbatto su un video del 15-18 di Fede. Del 15-18 è bellissimo. E devo picchiare. Vedere mammi che scrive mid in chat il gioco, il freddo addosso. Infatti non l'ho scritto io, ho vinto il level su un cazzo. Io gioco solo giungla top. Ah, vabbè. Sposto la quinta. Ti rendi conto. Buonasera Sara, come stai? Ma tu vedi?
vero? La sei pure tu? No. No, ma che cazzo? No, vabbè, aggiornami. Oh, fai dopo vedere l'altra cosa. Ma questa cosa è il GG, cose, roba così. Sono i... gli Honor. Gli Honor. Mo' mi hanno dato una cosa per il mio cuore. Che c'è? Va troppo. Ma mi ce l'hai pure tu? No. Sicuro. Vabbè, ma è che non giochi. Ciao, ah, come acronimum! Acromion, io lo chiamo sempre acronimum perché mi viene in mente anonimo. Io sono rimasta sempre a struppiare i nomi. Povero scrano. Bolla sa forse il sinonimo di garanzia. Anche se ultimamente il forse il grab freddo e lo sparo è furente. Quello sta sempre male. Ciao Diamond Memories! Bolla, vuoi a te se mi fai crepare? Oh, Mattia, ascoltami! Ma allora ci vediamo a Romix. Per sapere chi viene e chi non viene. Oh, anche io lo devo. E questo è no, l'abbiamo comprato assieme! Anche io. Ma io volevo comprarmi la fida sarda e ho pensato subito a te perché mi ricordavo che tu mi avevi detto che questa è la fida sarda, giusto? Ho letto anche la leggenda, è troppo carina, non la ricordo. C'ha a che fare con il grano, però. Vabbè, effettivamente sembra una parola. Sì, cioè, perché vedi, sono questi qua, il grano che c'è, questa tipa che aspettava qualcuno, intanto non so cosa. Allora, bella, leggila. Mi devo, ok, mi devo informare, mi comprerò la fide sarda. Anche se ti devo dire che la più bella è quella tutta schiacciata, è bellissima, però questa non l'ho scelta io. Ma questa ce l'hai da anni, giusto? Vabbè, sì, molto 2 anni. Ah! Perché? 2 anni? Da quando io ho iniziato a streamare, più o meno. Allora ho capito da quanto tempo ce l'hai. Ho capito chi ti ha dato. Allora, ma lei è Terrona Polentona? No, lei è Terrona Terrona. Solo che sì, non ce l'ho cazzo. Si sente proprio dall'accento quanto è milanese. Ma lo sai che a Milano non conosco che dirmi ma sei siciliana. Cioè, uno di Napoli mi chiede ma sei siciliana. Ma tu lo senti come dici ma sei siciliana? Ma ti pare? Ma sei siciliana, guarda. Ma ti pare? No, ma ti pare? Ma ti pare? Ma c'è totalmente diverso. Lo so, però se ci sta, se sei leana, che no. Sembri? No, tu dici no, minghia! No, minghia! Sta, se sei leana! Tutti me lo dicono, tutti me lo dicono! 100%! Boom! Non perché la Sicilia non sia una bellissima isola, ma come cazzo fai a confondere l'accento? Con i... come si fa a confondere Pulluscinella con... Che poi, cioè, me lo dicono di Milano, quelli sono rigoglioniti. E vabbè. E ci sta, ma come fa a dire il campano? No, ma il campano sente più difficilmente l'accento campano. Bullone. L'anello di Dora. Esatto. Allora, ciao Sal, cosa sono queste feste grandissime? Sono feste grandissime. Sal, ma ci sarai a Lucca che ci divertiamo? Ma sei gentile? Ui! Ui! E qui la festa? Saolino! Saolino! Oh, là stanno... Ok, lo vedo, lo vedo. Bene, bene, primo sangue! L'anello di Dora si chiama Bullone proprio in onore di questo stream. È vero! Guarda, non c'è cosa più utile. Ma no, ma veramente che io scrivo sempre Bullone. Troppo troppo bello. Infatti, se io non lo so come si chiama. No, mo mo vabbè, mo l'anello di Dora, che poi Dora Dora. Victorian Grey. NA Flash. Ah, ma stanno facendo una festa. Ah, ma tu le vabbè. Ormai è finita la festa, Dora. No, ma tu le word ce l'hai sul 4. E tu dove ce l'hai? È sulla. Sulla. Ah, dove cazzo qua, sta là? Qua. Ah. È quella festa, ui! Ma dove cazzo sta là invece qua? Non ce l'hai, c'hai i numeri. Ma tu invece c'hai le lettere? Sì.
Guarda, ti stai facendo gli oggetti da support, vedo, no, perché stai guadagnando soldi. Certo, allora, questa te capisce, allora, se questa capisce che non sappiamo giocare, anzi che non so giocare, sono cazzi. Non ti preoccupare, non ci metterà molto tempo. Ecco. Gioia. Gioio! Oh, non ti preoccupare, c'ha pure Lux Elementalist, quindi... quindi vuol dire che uno... che non capisce niente. Allora, con cosa si cura con la doppia V, vero? Non ho mai giocato, sono... Veramente? No, 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 brutta, brutta. Due, io starei Lava! Ok, Death Mommy, ma quella è la leggendaria Dora? Sì! Ma tutti parliamo sempre di te. Poi ci sono i veterani proprio. Guarda che canale, io ogni tanto ti seguo, anche se ormai... Ma dovresti scrivere. Il problema non sai qual è, che non mi ricordo più la password. E quindi, cioè di Twitch ti dico. Quindi ti seguo da non... Ah, è che hai un nuovo contatto. Così la leggendaria Doran. No, però ti seguo abbastanza. Oh! Vale, vieni in TS. Valcapone, violenza sul minore, suca. What the fuck? Bene, bene, ogni occhio è cibo impunito. Raga, scusate. Oh, lo sai? Cosa? Dopo te lo faccio vedere. Vabbè, ma tu non lo capisco. Vai, dimmelo. Conosci quello WhatsApp? Sì. Guarda che ci gioco. Che ci gioco? C'è un parolone, mo che mi senti male. Ma che ti senti male? Secondo me... Ma tu devi stare a lavorare... Ma ci gioco, giocato! Qualche volta, troppo figo quando Sal mi fa fare tipo le costruzioni tipo gioco. E una volta mi ha fatto andare sul cammello. E, le... wow, e tengo anche la foto. E tieni pure le fasi sgattate le foto! Sì, Sal me l'ha scattata troppo bella. Che so io che praticamente tengo l'omino di Dora l'esploratrice sul cammello. Troppo bella. Wow, ma si fanno le fotografie, wow. Vola, ma che cazzo hai combinato? Vola, il problema non sai qual è, che non tengo mano. Ah, 5 mini, non lo sto guardando manco. Non fa niente, non fa niente. That's mommy, ciao. Quando... quanto costa una notte insieme a te e la tua amica? Ma non se la puoi permettere, questo platino, perché noi mangiamo tanto e il ristorante ti verrebbe a costare tanto, tanto, tanto. Vabbè, poi per altri tipi di notte, no, in quel caso c'è tua sorella, le tue amiche, tua mamma. Sto pensando ad alzare il mio pane. Baguette, pancarre, rosette, ciabacche. Lei non vuole fottere i miei amici, allora può andarsene. Valcapone, dopo ne viene una decente. In piazza coi San Pietrino, in giro come i tassisti. Chi sono questi stronzi? Giuro non l'ho mai visti. Spero. Ma di cosa ne viene una? Ah, di canzone! Ah, perché questo qua... Perché lui non può fare. Val? Dora! Wee! Buonasera Dora, buonasera chat. Ciao Val, come stai? Beh, adesso che c'è Dora ti senti già meglio. Adesso mi senti già male, un mal di pancia invece. Passavo tutto. Vai carica. Sal, secondo me ti ha visto. Vai, l'hai sparato, l'ammazzi, se lui la colpisce almeno una volta. Morta. Hai visto? Lo so, però non fa niente. Aiuto, tu ti stai a fare gli oggetti da support, fatti gli oggetti. Ma io veramente mi sono a fare le scarpe. Ma io ti fai le scarpe, fatti... Prova a farti sto coso, non lo so cosa, sicuramente funziona. Oh, il libro funziona per ogni cosa da mago quasi. Ah, ma
Allora, vuoi vedere che gli faccio sentire Mizza. Tutto il repertorio che ho? Non ci provare. Un po' di no, grazie. Sì. Grazie. Ciao The Trash God, come stai, Simo? Perché tu non sai, ma Dora fa ormai, frequenta solo gente informissima. Lo so, quindi frequenterà te. No, che c'entri? In forma. L'altro giorno il mio compagno Daniele sa dar uomo a me. La pallera. La wallera. No, per sapere se io avevo una bilancia pesa tipo alimenti. Ma ti pare che io avevo una bilancia pesa alimenti? Ma lo vedi che sembri siciliana? Ma è ti pare che io avevo una bilancia pesa alimenti? Hai visto? Devi dire? No. Sei uscito. Però non ce l'ho. Ah sì, ce l'ho. Ce l'hai? E l'hai messo pure su un bel pezzo di posto che io non. Minchia, che culo! Vedi, minchia, vado a prendermi un po' di pane in Nutella. Voi invece le pazze di carta. No, aspetta, grazie, mi l'ho cenato mummo. Ma io ti capisco, Dora, ti sei apparato. No, apparato un parolone e me l'ha tagliati a cazzo di cane, ma mia. Ci sei tagliati, qua c'hai un po' zellato. Ma poi me l'ha fatto la tagliata. No, io gliel'ho detto che me l'ha fatto il merda. Ma telesistema Federica, telesistema Federica. Secondo me sarei incazzato che non mi veniva da troppo tempo. No, Fede, solo quando vado io a casa di Federica non si mangiava niente. No, è che cioè praticamente ora ho finito di cenare. Proprio mo. Cosa hai mangiato di buono? L'insalata e la bresaola. Cerchi un tutorial mentre invece è tutta un'altra storia. L'insalata e bresaola sono brutte, è brutto tutto ora. No dai, il problema è che in questo periodo non sto mangiando più né frutta né verdure, quindi ne approfitto quando sono a casa. Beh, fai la dieta del non frutta e verdura, che è la cosa più giusta. E che ne dica Federica? Perché è contro, no? Vabbè, lei è sempre frutta, verdura. Perciò. Comunque questa Lux, per questo è stata brava, mi avrebbe ucciso già 2-3 volte. Ecco, me la sono chiamata. Però potevi fare flash in niente, cioè no, flash no, in niente. Non mi hai detto su di lui, perché è vero, non è flash. Perché io ho portato tutte le gallette di riso, non di riso. Che prova della contea. Allora, ma come pane e Nutella? Io sono mesi che non mangio e te durante le live mi vai a prendere il pane. No vabbè, non è pane, sono gallette di mais, il pane l'ho finito. E non è Nutella, è lactose e hazelnut in coca. No, è cocoa. È cocoa. Oh. Il mio è cocoa. Faccio cazzo. Guarda che te l'ho detto da quando mi hai fatto assaggiare la... come si chiama? La crema di... No. Quella della Vigone. Vabbè. E vabbè, comunque in sintesi non mangio più Nutella. Ma non è che non è, la cosa che stavo mangiando più brava. Ma perché piace. Non ti piace? No, è più buona. Sono abituata alla Nutella. No. Quello c'è, perché sono abituata a non mangiare Nutella. Ma cioè la Nutella fa cagare. Che stile! Mamma mia, cazzo di stile! Cioè, la kill è arrivata sulla frase, la Nutella fa cagare.
Se l'universo si è ribellato. No, comunque, ragazzi, secondo me perché le creme di nocciola sono poco conosciute, ma sono il quadro più buono. Cioè, della Nutella si sente solo zucchero. No, è tipo. Vabbè, anche la Nutella è una crema alla nocciola. Però ci stanno anche più buone. Come perdere i dat milk points dello Streamlabs X di Quindi far uscire a GIF. E di farsi leggere dalla. Io posso ammettere 70 metri cubi. Cazzo di galletta. No, Mirko dice giustamente: mammi, io ti regalo una skin e tu nemmeno mi ringrazi. E poi però aggiunge: chi minchia è quella figa stratosferica? Mi pare esagerato. Allora, uno mi riferisco alla Nutella. Se ti volevo ringraziare, non ti ringrazio più perché solo io devo esserci per te. Seconda cosa, io non ho avuto neanche tempo di guardarla la skin. Ho aperto, ho visto che mi hai regalato la skin. Non ho avuto tempo perché poi sono andata ad aprire e tutto quanto e mi sono dimenticata, quindi perdonami, l'ho sbagliato. Però comunque l'avrei usata questa sera, infatti io volevo che mi sono. Io volevo farla usare pure a lei così la vedevo pure io. Ma la schiena di cosa? Leona Puffarci. Minchia! Leona è fighissima. È una puffallina. Leona è fighissima. Grazie Mirko, bella! Ma non cazzo la giocabile con una mid? Io ci gioco tutto con la mid, cioè. Perché se sei forte, sei forte, oh. Se sei forte, sali, perché un po'. Sali, sì, si sente fatto. Allora, ragazzi, gioia. Quando c'è. Flash! Ma tanto m'acchiappa comunque. Non ti acchiappa! Mamma del Carmine, gli escape nel sangue. Io in realtà voglio solo ultare. Così è capace che muori, però. Lo so. Che poi gli ho messo solo la cura al massimo, che se di essere un mid laner, quale cura? Ma per me la cura è fondamentale. Raga, stiamo facendo una cazzata. Come cagarsi sotto? Il problema è che, cioè, mo ci diamo due kill, capisci? Quindi mi dispiace, ma questa è la legge della proprio. Mi dispiace, ci diamo due kill, è inutile, non lo posso aiutare. Allora, è anche più brava di mammi. No. Questo mo perché Dora è impegnata, ma Dora è già brava quella. No, in realtà Aspetta, si fai per cosa? No, pensavo che ci soldi. No, non tengo. In realtà il problema è che lei non gioca. No, ma poi io non li so usare tutti, nel senso che io gioco uno 20.000 volte, allora solo quello so usare, capito? Quindi hai il mending. No. Tu non lo sapevi, che quello ferma al posto tuo. Quando stai con le Merdinger ti fa tutto lui, tu devi solo non morire, capisci? Quindi mid è perfetto. Fantastico. Sì. Voglio pure io il Merdinger. Guarda che Merdinger me l'ha consigliato Biff. Sì, Biff lo consigliava sempre pure a Merdinger. Perché è fighissimo. Dora better than mammy. Poi si è reso conto che dire l'importante è non morire. Devi solo non morire a mammy era praticamente superfluo. No, per me è la stessa cosa. Già mi sta simpatica la tipa. L'hai visto? È facile per ma questa cioccolata comunque fa schifo al cesso. No, vabbè dai ragazzi, cioè non è che. Fede ho voltato dall'altro lato io. Però mi hai ammazzato! Però lo potevo ammazzare con l'ulti. Ma lei hai ammazzato con l'ulti! No. Ho ammazzato Ma cazzo di cane l'ho ammazzato. E non ho visto. Ero troppo impegnata a dire questa cioccolata fa schifo! Le cose importanti. Ah,
Ah, ma c'è Vincenzo Napoli in squadra. Ma perché? Bravo. Soprattutto sia Darius, cioè, lo metti in quale ruolo lo metti e è magicamente bravo. Vincent tryhard il normal report. È ovvio che si deve tryhardare il normal. Qua è una non è una normal, cazzo, questa è una ranked. Parole due. Raga, cioè, suona mid, chiaramente troll. Chiaramente, proprio. No. Ti prego. Quando finisce sta season, infatti, pure io voglio che finisca, così mi ripiaccio. Tanto due mesi. Ma perché? Come... Ecco, bronzo! Bronzo 3. No, sono preso a bronzo 4. Beh, basta, mi sto un po' in distinto. Mi sembri meravigliata da questa notizia. No, guarda che è buono. Aspetta che me lo studiamo con le gnaizze. Allora, ci sono io, però. No! Questo qua, non trovo questo qua. Che corto, poi su, a fianco. A fianco, su, scusami, su, a fianco. Cazzi, ho detto niente, Gaston! Fammi vedere che dà. Vabbè, già Terra. Dice lui che domani dovete chiamarlo, che dovete parlare. Mico, quando hai detto questa cosa mi metti sempre un po' di inquietudine addosso. Io domani sto con Dora, quindi ti dobbiamo fare una hot chiamata tutte e due. Ma non ho capito. Mico, come sei fortunato. Ma quel nabbo di bolla non parla. Ciao, Svergo. Ci sta, hai visto? Ma so... è morta? Oh, sono un idiota. Noemi, sono distratta e sono andata in faccia praticamente. Queste farfalline! Perché quello stavo guardando. Lo sicuro l'ho colpito, ma non l'ho ucciso. Ma io l'avevo prima pure io, la colpisco e non l'ammazzo, sta testa. Sei troppo buono. Ma se il nostro intento è ammazzarla. Sei troppo cattivo. Bolla è timido. No, Vincent, tranquillo. No, Vince, tranquillo, scusami. Non tryhardate. Comprare il libricino. Teoricamente. Comprare il libricino. Sì, vabbè, quello, perché non è un libro, scusami. Sembra... come si chiamano i... Gormiti. No. Valerio, vediamo se mi hai capito, senza dire niente. No. Cosa voglio dire? Sì, proprio ignorante. Ma perché... un grimorio. Voglio dire. No. Ah, esatto, Valerio, bravo, quello. Che cosa? La parola del giorno è grimorio. Quello. Bravo Valerio, mi hai capito allora. Non so nemmeno l'esistenza. E sono i libri dei maghi, delle streghe con tutta la roba dentro. Oh, senti, ma se invochiamo Satana o qualcosa del genere? Ma sei impazzito? Come deve esercitare? Ma così al volo, No, ma dai, ma vai a cagare. Ma che pessima. Ragazzi, ho messo una delle canzoni più trash che conosco. Evil Duck, non ce n'è bisogno che lo fai apposta, perché già ogni canzone che metti è trash. Ma perché ce l'ho fatta? Ti viene bene, io. Sono grave questi. Rap numero Samir. O rap rumeno Samir, ecco. Guarda, devi sapere che questo stream è da un punto di vista tecnologico. Si è evoluto in maniera incredibile. Minchia, infatti ho notato. Son Request, donazioni, milioni di euro. Certo. Mamma ragazzi. Mamma ro Carmen. Esatto, vedi cosa gli insegno. Esatto. Oh, io piano piano imparo. Allora, aspetta un attimo, adesso raga, mi sta venendo un crampo alla spalla.
Ah, perché tu giochi, scusami, io sono abituata che gioco sempre storto. Ciao, Superman! 5 motivi per vivere. Ma è la farmacista, ma non era a Milano. Chi è? 5 motivi per vivere. Sì, è lei! E adesso tu chi sei, però? Nella vecchia Romania. Fumo, bevo, le io volevo che la canto con la canzoncina sotto. Comunque è molto figo il fatto di avere un ospite ogni tanto. Hai visto? Chi è ospiti solito? Nessuno. Io sono sempre Gennaro, da sola. Gennaro Giorgiania. Qualche volta è venuto Giorgiania. Daniele. Volta... Daniele, è venuto anche Daniele. Valerio, qualche volta ospitiamo anche te. Senti Valmo, tu quando è che sei in serie? Parliamo di cose serie. Serie, non esiste. Che sono queste proposte indecenti? Che qua qualcuno può sentire sta cosa? No, perché ci organizzavamo quando lui era in serie. Che tu è pure l'altro. Quello Valerio, che potrebbe... No, Valerio e io qui. Ah, dormire qui, vabbè. No, ho detto venivamo qui in stream. Dormire qui. Sì, Mirko, il tuo cuore appartiene a me, ma a quanto pare nei tuoi occhi né altra roba del tuo corpo. Oh, che sembra di leggere. Ciao Demon, come stai? Poi ospiti di questo calibro, meglio un femminone esagerato, vedeste le foto su Facebook. Mo perché non si presenta bene la cam. Che cosa volevo dire? Ormai non ci frequentiamo più, no, no, volevo capire, no, è perché mi sento distratto. Non sono manco attento, in realtà. No. Però se dico, uè, tu no, lo capisci? È ai miei tempi! Anche questo lo capisci. In realtà l'ultima foto che c'ha Dora su Facebook è la foto con me al Comic Con di quella sera. È vero, e beh, c'ha ragione. Dobbiamo rinviare. Mo dobbiamo fare foto a Luca. Tanto. Allora, ma perché la gente si chiede se sono su TS? Boh. Amore mio, io sono tutto tuo, gli occhi gaschiano, ma poi tornano tutti te. Se... Per dire, mortacci mia, ma io questa femmina mi sono sposato, Mirko, sei pessimo. Ciao Gianna, come stai? Buonasera, grazie Xaze 60. Vabbè. Allora, dov'è Ryan, il tizio che streamava? Lei come si chiama? È il nemico di Spider-Man. Aspetta. Dov'è Ryan, il tizio che streamava la come si chiama? È il nemico di Spider-Man? Ryan... Joker. Ah, no, vuole Batman. Il nemico di Spider-Man... quello verde? Ce ne sono tanti in realtà. Vabbè, ciao, come hai fatto a fare tutti questi follower? Cosa tratti su questo canale? Tratta male le persone. Esatto. Come diventare ricchi. Parte 1. Allora. Allora, Xaze, parliamo di cosa sei. Tanto tempo fa. No, allora, semplicemente niente, ho iniziato a streamare da un po' di tempo. È un po' di tempo che streammo. E adesso qualsiasi cosa parli c'ho più o meno, cioè di qualsiasi cosa stream c'ho più o meno sempre questo bacino di utenza che guarda. Poi in base a ciò che stream effettivamente si aumentano o diminuiscono, però in generale più o meno la base rimane sempre la stessa. E in realtà è un variety stream perché stream un po' di tutto. Quando dice variety lei intende variety. Come, prego? No, facciamo finta che non ci siamo visti. io non ti conosco. Allora, no. Io vabbè, giusto così perché mi piace. Mi piace montare. Va bene, le tette attraggono, Mirko. Ma io ti ciecherei due occhi.
comunque solo LOL e PUBG. Non è vero, faccio anche IRL, creative e social eating, solo che social eating ancora lo devo introdurre. Socialismo. Ma che è questa Siri? Zeus, è Dora la sirena. Dora, ma io sta faccia così, non legge, è troppo pintazzo. Ok. Ma siete pessimi, un occhio per tette. Per tetta. Un po'. Ah, ma cos'è Skrillex? Sarà però in realtà una cosa. Ma si dice la fortuna. Io mi ero corretto. E ho provato, allora, VRL non... Va bene, no, ragazzi, è perché ultimamente non ho avuto tempo perché sto facendo sempre creative la mattina che devo... Luigi! Gli skill di Dora sono micidiali. Vabbè, c'è lo cinto del tuo compagno. Mamma del Carmine, questo mid laner semi-support. No, in realtà... Oh, ma dai! Folla! La faccia della Carmine di essere impossibile la cosa bella. Il problema è che io da sola non si può essere, vabbè. Non si può andare. Vabbè, bolla, non lasci stare. Non lo prendi dal muro. Muro, ti rendi conto? Lo prendi dal muro. Folla, l'hai preso al muro. Ah, si chiamava Emanuele. Ah, Lizar, forse. Il tizio che streamava. Ah, Lizar, perché? Lizar è un nemico di Spider-Man, c'è cioè una Lizar. Vai, vai, ulta e stila! Hai visto? Mamma mia, la manina patata di Dora, non apprezzo. Oh. Aiuto! Lascia tutti morire! Superfish! Non ci ho creduto fino in fondo. Ma non lascia Dora! Non ci ho creduto, vero? Ma che cazzo! Che fine ha fatto Lizard? Allora, Lizard non lo so. Veramente, allora, ieri stava in PS con noi perché stava imparando gli aggiornamenti di LOL. Doveva scrivere l'articolo. 850, oggi l'hai comprato. No, già ce l'hai, vai a comprare. Compra! Che cosa devo compra fare? La cosa di Lynch. Ma questo è per i support. Tu non sei un support. Ma tu non sei un support, mi dannazioni. Uno mammi e uno mammi friend. Uiii, Pashmo, ciao! Ho sbagliato canzone, sono nella merda di nuovo. E Biff dove sta? Biff! No, Biff non è mai andato, davvero. No, non lo so, no. No, forse ci vediamo pure a Lucca. Questo mi manca. Ivano, Ivan. E tua figlia? Eh sì, lei è mia figlia. E sono un po' più grande di me. No, non è vero, tu sei più piccola di me. E vedi, è mia figlia. Ecco Bolla che già inizia. Io è un po' come essere il nonno di se stesso, no? Ho sbagliato. Ma così non vedi niente. Lo so, ma tanto mi stanno uccidendo male. Cioè erano due, era meglio non vedere. Come mi hanno stuprata in mid lane. Come fai a giocare con la mano? Io gioco una mano così, ma non è che un po'. Perché la parola giocare è abusata in questo caso. Senti Valerio, tu ci tieni alla tua incolumità? Perché io ti posso ricattare in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non ti dico di picchiarti e ammazzarti perché è inutile, sei sette volte me non ci riesco. Ma ti assicuro che la mia lingua può tagliare tanto. Addirittura. Sono cose che non si dovrebbero sapere.
Ah, ragazzi, mi sto venendo un grano. Proprio questo è il problema, proprio la distanza. Ah. Un mal di collo. Pongo! Vede, io gioco tipo più così. Ah, ah, finalmente! È proprio messa posizione gamer! Mamma mia, che girio gamer! Ho proprio messo a posizione... Che grill di sbagantamento. Sbaganta, sbaganta! Bolla, devi fare i grab su PUBG. Sì, cazzarola, hai ragione. Fede, quando hai messo le braccia larghe per far vedere la posizione della sera in mouse, ho rivisto il cosplay di Maurizio Costanzo per un attimo. Vero, ho Maurizio Costanzo. Fatto bene. Mamma del carine. Però mi hanno detto che la collanina avrei potuto pure toglierla. Solo che io facevo, ovviamente, essendo femmina, non posso fare un cosplay 100% uguale, quindi l'ho revisionato versione femminile. Come sarebbe Maurizio Costanzo? Tanto a 8 anni, ma non c'è il cazzo mozzo, ma Dio vuole i miei sogni, sì. Madonna, mannaggia, il grab della muerte. Comunque, scusatemi, ero un attimo a questa, si sì, un certo male. No, ma che fai? Ehi, mille cazzo, no! Fai a nulla. Prende più soldi. Ah, così. Pensavo che già ce l'avessi. Comunque, ciao Babysitter Jungle! Mammi, mammi, il tizio sapientone toxic su LOL che era antipatico a tutti, ti ricordi? Come si chiama? Come si chiama? Ce ne erano stati troppi. Sapientone e tossico sul LOL. Io mi ricordo un tipo che entrava solo per prendere in giro, ma non sul LOL. E quello che diceva, Fede, sei come ogni euro. E minchia, io ogni volta che sento quella busta me lo ricordo. Come cazzo si chiama? Ma è la 3G. Era cattivo. Era molto cattivo, però poi si è affezionato. Ah, davvero? Sei ancora sì. Su questo canale? No, non mi ricordo molto il nome. Un tizio che veniva era pure su PS. E per forza, altrimenti non lo sentivi. Echo Sound. Si l'ha fatto lui. Ma come cazzo che viene in mente il nick? Eh sì. Non ero di sua madre. E te lo ricordi? No, assolutamente non mi ricordo il nick. Mi ricordo i nicchi, non più quello che dico alle persone. I nicchi. Allora, era di Napoli pure ed era un po' effeminato di voce, credo. Uno di Napoli. Ma aspetta, com'è che si chiama quello là che conosceva tutta la nostra vita? Ma no, aspetta, non era lui. Quello che conosceva tutta la nostra vita. Che tipo diceva che era di Caserta, ma non si è mai capito che cosa sapeva. Come cazzo si chiama? Yellowstar. Sì, lo dire, non lo ricordo, ma non era lui, iniziava con la P, ma non era Paolo. Ah, sì, Papillotto. Papillotto. Ogni tanto compare, dice, ma dove sta ora? Papilloma. Papillomavirus. Per ricordarmi, non mi ricordo quello, Papillotto. Ma parlava ottimamente l'italiano. Sì, è vero. Uno di Napoli. Allora, era uno di Napoli, un po' effeminato, che veniva su PS, che parlava ottimamente l'italiano. Il problema è che tu mi dici che flammava, perciò non riesco a... Zeus! Zeus? E chi è? Ma questo non era all'inizio. Questa è una battuta contro Zeus. Può essere che sia Zeus. Zeus flammava tutti, effettivamente. Flammava tutti! È abbastanza intelligente, ma deficiente. Vai, ammazzate. Secondo me era Lizard comunque. No, Lizard non flammava le persone. Ma come no? Diceva sempre tua madre una puttana. Cioè, è vero! Niente, me l'ha detto un ragazzo. Può essere pure che fosse Lizard, Ma come? Il mio amico Zeus. No, perché all'inizio Zeus non c'era. La E. Vabbè. Vabbè, ma tanto questa è un cervancazzo. Se ti fa solo più veloce. Ma
mai detto niente. Per me è inutile. No, dai, non la so usare. Sì, ridere probabilmente. Allora, That Mommy era molto intelligente ma molto tossico e aveva l'account di LOL bannato e ogni volta che giocava giocavamo assieme non facevi, faceva lui, no, vabbè, e lui voleva sorprendere. No, non è Lider, no, hai visto? Lider non viene bannato. No, no, ma l'account Lider non si, certo, non si fa. Ah, ma quando che l'hanno sbloccato l'account? Non lo so, non lo so, lo sai? 5 motivi per vivere. No, mi deve aiutare un po' di più, non me lo ricordo affatto. Uno che doveva fare per forza come si diceva lui, poi tra l'altro. Anche perché all'epoca, all'inizio proprio dello stream, il come si diceva lui era molto relativo per me, eh. Perché uno non stava a sentire a nessuno, due chiedeva in continuazione aiuto a tutti. Invece adesso stai a sentire. Assolutamente no, ma almeno lo so che mi sta... Allaki è troppo bustata. Non è mammi che gioca. Aspetta, come cazzo di dire? No, dai, non partire con il Twitter. Io volevo dire solo che cosa. Ma com'è possibile che questo tipo con cui stiamo giocando ti conosce? Che poi è bussata da me, cioè, voglio dire. Come si dice, scarta, brucia, piglia prima. Scarta, no, se piglia prima era. A compra! Ma non posso, cioè, che devo comprare? Ah, qui continua. Costa 50. Ma già lo tengo. Ah, già l'ho comprato, sta cosa. E allora no, compra, sì, questo. Giovani, continua il gioco di indovina chi. Lui, allora, era sempre il TS, molto grande di età, era già zio. Ma non me lo ricordo, non me lo ricordo, figlio mio. Zeus, tanto cerco un tizio tossico nella chat di Fede che faceva il sapientino, una cosa del genere. Beh, diciamo che Dora ha dato il suo contributo. Sicuramente. Ringrazio qualcuno. Chi... Dai, sceglilo tu. Tu. Dora, qual è il tuo parere professionale sullo Xanax come strumento di dormire meglio? Federica, no, allora, secondo me non è lo Xanax. Federica, comunque sei brutta come il tizio che pilotava l'aereo. Mi devo fa la barba che due palle. Guarda che il tizio che pilotava l'aereo era figo, tutti e due, quindi... Fede, hai preso un forziere. Yeah, questo te prendi i forzieri, Federica, questo è tutti i giorni. Con Bimeno. Ma come non si è fatto a prendere Bimeno con 10 morti? Troppo forte. Ma forse perché l'ha contato come che tu hai ero giocato support. Da support. Perché con 46 million non puoi prendere con tutti i belli di questo mondo. Non puoi prendere. Non te lo devo dire. Allora, io leggo. Era circa un annetto fa. Figlio mio, chi se ne ricorda? Allora ragazzi, chi vuole venire a giocare? Adesso che si fa? Dora OP. Allora, metti un po' di musica per piacere. Buonasera bella gente, adesso mamma ci ha sdoppiato, che è successo? Vieni qua, guarda. Ma siamo differentissime. Sì. Vado a dormire, notti guys. Buonanotte Mattia. Oh, ma ci sarà il Romix, poi non me l'hai detto più, scrivimi. In realtà non ti posso più scrivere. Allora, That Mommy invita. No, ma io volevo vincere per una volta, anche io volevo mostrare Dora Mommy sele e pepe. Sale e pepe. Ah, Dora Mommy sele e pepe. In culo Federica e quanto leggi bene. Ho detto sì. PD. C'è la mia raga però. That Mommy voleva vedere sempre le foto delle persone su TS. Oddio. Ui, io non me lo ricordo. Io ero molto un non me ne facciamo, ricordo. Spariamo un po'. Hai scartato i regali? Quali regali? Dizio più quali regali? Nuova arrivata, palesati. Ah, lui non c'ha. Ma te, lei non è una nuova arrivata. Ma
salvatore. Ragazzi, mollate alla fede sarda. Vi faccio bannare tutti. La fede sarda, nel senso che sono credente. Esatto. Perché i sardi hanno una fede a parte. Hanno un'azione a parte, i sardi. No, un'azione a parte. Ragazzi, chi vuole venire a giocare? Quindi Kazim, che non ha ancora giocato. Ti sto facciando. Ah, tu vuoi venire, quindi? Sì. Vabbè, no, se non c'hai gente, vengo. Se no, no, nessuno me lo... Quindi sto semplicemente play your gotto. I don't play your gotto. I don't Ma play Dora mi conosce? Secondo me no, no. Non ti conosco. No, Vincent Nibble, tu non c'eri. No, Dora, guarda, se fossi stata qui... Cioè, al contrario, se Vincent fosse stato qui quando c'eri tu, non avresti mai abbandonato così. Perché? Vincent è... Sì, Vincent è troppo... Lui adora Vincent. No? Ah, sì? Per qualche motivo, una persona... No, vada, tu devi amare gli uomini, non ti puoi permettere di amare gli uomini. E al massimo come uomo, se vuoi amare un uomo, te lo suggerisco io. Suggerisci, Hola! Era Terroncello, Dora, come si fa? Uè, siamo tutti a posto, tu? Era Terroncello, ma quale un anno fa? Qua stiamo parlando di poche niente fa. Ma perché io non lo conosco, quindi... Ma mica flammava, e se non facevo come dicevo, mica faceva questo, Hanno riaperto il negozio personale. Zeus, fammi sapere. Dora, come va? Sì, ma forse sono tra di noi. Sì, certo, come non ricordo. Io pochi le conosco, ma me le ricordo. Se sparsa la voce che c'è Dora, stanno a tornare tutti. Questa è proprio come uno tsunami, questo. C'erano Dora e Mami, quindi non era Terroncelli, hai visto? C'erano tutti. Oh, quello il gruppo era... Biff. No, ma troppo gente. Gli unici che flammavano, ma non sono mai venuti in TS, erano Aquila e quell'altro. Come cazzo si chiama? Krasny. Krasny! Ma dire che Krasny è una persona che parlava l'italiano molto, ce n'è un po' però. Ma lui non sono manco mai venuti in TS. No, forse qualche volta sì. Kazim, ma sei entrato? Vieni, Kazim. Mamma, Kazim, non sono mai quando andare. Val Capone, spiega a Federica con... Come vedi regali sul volo? Io ormai ci ho perso le speranze, era troppo concentrata a farmare i tanti. Ma chi? Oh, non c'è il regalo sul volo. Ah! 32 minuti fa! Oh mio Dio! Due regali! E vediamo... Mannaggia, fino alle 3. Riven Redenta. Wow. Ma io ce l'ho già, Riven. Redenta, sarai più fortunato. Wow, questo è bellissimo. Un invocatore. Questo è mettila subito. Minimo. Ma mo devo giocare Riven. Oh, Riven è stata anche cocciata da fior fior di giocatori. Con Riven? No. Ma come no, t'ha cocciato Alexio? Ma non era Riven, era Darius. Sì, quando non riuscivi a fare Riven ha fatto... Dai. Ma non ce l'ho mai avuto Riven! Non ce l'avevo Riven. Come non ce l'avevi? Ma che cazzo non mi hai giocato? No, non te può regalare una skin se non c'è il campione. Ma perché mi ha regalato una skin? Non è il campione. Non lo so, mo la vediamo. Ma scusami, ma se non regala, se regala una skin, non regala anche il New campione. Meta, rimani. No, solo col codice. Ah, no, ok. In 2017. Barbaro, sai che cosa mi è capitato? Che Burraffi, come cazzo si chiama lui? Ora mi sto ascoltando. Ha sbagliato a digitare il codice del Luca e praticamente non me l'hanno dato. Quando... erano già passati giorni, ha inviato il messaggio alla Riot, ha fatto vedere il codice e la Riot ha detto che non si poteva fare più niente, che lui aveva sbagliato e quindi le skin io non le ho mai avute. Scusa, ma non potevi semplicemente rimettere il codice? Eh no, era scaduto già in tempo, perché vedevo... Ma perché non l'hai rimesso? Comunque ti rendi non conto? Lo sapevi. Ciao Richard Diamond! Ma ti rendi conto, Valeria, ma sti rioter che non fanno niente? No, ma ragazzi, un altro che... No, aspetta, Bulla, prima vorrei cercare persone che non hanno giocato. Vieni, Demon! Oh, cazzo, vediamo il primo che accetta.
Oh, entra gente importante, Issa. Yeah, ma non posso giocare io con tutti i beni di questo mondo. Adesso non posso giocare Riven. Un attimo. Grazie, ma Marò, io volevo giocare Leona. E dai, gioca prima Leona e poi Riven. Ma non so giocare Leona in realtà. Ma Leona è facile. Ma io gioco giungla. Non lo so, se va bene, gioca. Non lo so. Sto bene, caro. Era quel tizio che se non facevi una cosa con loro, innanzitutto si incazzava. E questo già l'abbiamo capito. Ma pure non è che con Valeria si chiama Dagon. Io l'ho capito già 2 ore fa. Ah, sì? Dagon è una persona preparatissima. Ma no, in TS da me non c'è mai stato. Però infatti, in TS no. Dagon no. Vincenzo, giusto? Che sì. No, no, no. Sempre diceva che ragazzi, non in questo messo... stream non ci sono persone preparatissime. Una Doracimo e Darking. Allora, Azumami, una domanda per la signorina donna. Facendo un conto delle mie malattie, quanto mi resta da vivere? Ciao, io non ti avevo riconosciuto. Sì, l'hai conosciuta a Lucca, te lo ricordi? Sì, certo. Dimmi le tue malattie, Gesù facciamo Cristo. Un breve calcolo. Aspetta, carte. Di cosa non hai? Sei in compagnia stasera, vedo. Sì, Richard. Vieni qua, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. No, no, mi metto che per fine qua. Ha fatto? Non lo sappiamo. Leggi le canzoni. No, non la sa lui. Infatti, lui non ha... Cioè, ma dai, non ti sentire diciamo solo, che lui... Tutti... No, aspetta, lui ogni mese... Ha una malattia diversa. No, non lo so. Di sicuro ogni mese per una settimana sta male. Tanti. Calcolato... Testato. Vabbè, dai, te le provi un po' tutte, capisci qual è la meno peggio, boh. E poi speri che ti capiti solo la meno peggio. Fede, ma non mi accetti la richiesta su Steam? Dark Inge, ma stiamo ancora chiesto. Mannaggia. Ma come ti chiami, Dark Inge? Porterai Dora al Comic con 2018. Devon, non lo so. Che fine ha fatto Dora? Dimmelo, si chiama innanzitutto Dagon. Poi Dagon. Comunque, in realtà non è mai stato sul TS. Infatti, non è mai stato sul io TS. Ci ho parlato con lui, ma in realtà era il TS comune. Ma... siamo pure usciti tutti quanti assieme. No, ma non era mai il TS. Ma ragazzo, ma anche molto, molto preparato. Dagon, solo Flammerino proprio faceva ballare anche Flammerino. Oltre che ah, sì, mi ricordo. Un po' che lui prendeva sì, niente sì, che mi ricordavo che c'è un po' che pure che prendeva che ogni volta all'inizio ci chiedevamo perché sì, no perché diceva sì. Delle cose su quei tempi che è un bel ragazzo lui comunque sì finanzia il sistema irlandese vabbè dai un po' di soldi devono andare in medicina vieni io ci ho parlato con Dora però così le gambe non mi ha più cagato, ma non è vero, mai più, ma non è vero. Al prossimo Comic Con devi portare qualcosa di comodo e Dora. Stai buono che poi vieni picchiato. Ragazzi, qualcuno di voi vuole venire a giocare? Bolla vuole giocare. Stava sempre su TS, sì, prima stava sempre su TS. Nemmeno Dora mi legge. No, non è vero, ti ho letto e mi hai detto... Aspetta... me l'ho dimenticato. Ti ho letto e ti ho ignorato. Io una bravissima persona, andammo al Comic Con, ti ricordi? Dora e... Con Dagon sono uscito pure io. No? Sì, sì, ma infatti Dagon è una persona molto carina. Quando noi uscimo, lui era una persona molto, in realtà, abbastanza la mano. Piacevole. No, sì, solo che il problema era LOL. Infatti poi ho saputo che l'aveva disinstallato. Ma LOL crea un po' questo problema in tutti quanti, in realtà. Ma che fine ha fatto Darky? Ecco, è giusto lì su. Detto mommy, ciao, ti ho salutato ma non risponde. Dice, na... Ciao, Nanzi, ti ho salutato prima. Non minchia, è difficilissimo questo nome. Credevo che Dora fosse una copertura dell'FBI, invece Fede, Dora mi sembra più saggia. No, manco... più testate sulle gengive adesso. Non sapevo manco il libro dei maghi, come si chiamava, boh. Come si chiama? Memorio. Ah, allora ho detto no, io una sola parola ho imparato e saprolingio. Che cosa vuol dire saprolingio? Valerio, cosa vuol dire saprolingio?
Non lo sa manco lui, ok, vai. Beh, dai, speravo che... Saprolingio? Sì. Ma la carta di Magic? Le Saprolingio? Come che si dice? Cioè, una carta di Magic si chiama Saprolingio. Allora, allora, no, allora è un altro nome, si chiama... Leprecauno, no. Ecco, scusa, come hai fatto il Saprolingio al leprecauno? Che cazzo vuol dire leprecauno lo stesso? Leprecano è quello, il coso, il folletto irlandese. Esatto. Ma leprecano, no, io avevo capito leprecauro. No. Leprecauno o leprecano? Vabbè, comunque non lo conosciamo nessuno delle due. Perciò è una persona affascinante. Come è tutto bello, ragazzuoli? Quel cervello tutto mio. Non mi sembra mi abbia letto. No, ti ho letto in mente, ma non ad alta voce, perché Fede stava parlando. Credo di essere io il problema. Non so se ti ricordi di un certo Zaffiuri. Sì, sì, Zaffiuri, sì. La vita di Milano ha fatto mare addosso. Sì, Darkinch, esatto. È cambiata. Come si chiama? Come si chiama cosa? Per quanto tempo Dora resterà con noi? Ah, è vero, è vero. Per poco tempo. That's mommy, il saprolingio e il cosetto dei che lancia Maokai. Ah, ma perché hanno messo sti nomi del cazzo? Vero, come argogranchio. Esatto, è una carta di Magic che evoca i dannati saprolingi. Sono nomi di riti satanici. Il saprolingio è così, esatto, l'ho detto, il famoso dinosauro, il leprecapro. Leprecapra? Ricordati di aggiungere le tue scuse, ti ho letto nella mente. Federica, guarda che Evil Dark va a giungla. No, Evil Dark non va a giungla. Mo mi ama, mi ha dice. Ha detto prima giungla. No, Dora no, 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 di soldi e farmaci. Sai che non sa andare poi, no? Ok. Dobbiamo fare sta figura davanti a Dora. No, non ho capito che io gioco a questo punto Leona e metto la nuova. Ma gioca Leona support e Val va a DC. Stiamo bene. No, bolla. Io e lui la bot lane è inutile, lascia stare, non riusciamo. Però top. Perdona se non sono entrato in questi giorni. Amo molto. Tu vai top. No. Lei va top, così no, Bolla vai in DC. No, Bolla già bloccato. Tu, Federica, andai in DC. Io non posso andare in DC, Gesù Cristo. Bolla già bloccato, allora tu vai top. Allora, sentite, io esco da questa partita e basta. Guarda, ne manco che succede il caos. No, dai, Fede, vai quello che resta. Ma quello che resta sto cazzo. Pure, pure. Sono caduti nell'oscurità. Io non so giocare e dissi uno. So, veramente faccio. Io non voglio giocare e dissi. Sentite, posso semplicemente uscire dalla partita e basta. Ui, veramente senza fiori. Mi fai venire su TS, dice Bollo. No, è tiltato. Perché l'importante è perché ti è piaciuto l'occare support. E uno locca support, un altro locca quell'altro. E sto cazzo. Gesù Cristo, avevo arrivato troppo, va bene. L'unico ruolo che non volevo giocare era di carry. E Val che preferivo andare in mid. Che gioco gioca? Porca mignotta. Val in che ruolo è? Ma Gesù Cristo, ma dico io, ma perché dove... su quattro ruoli, no? Uno è l'infelice proprio a me. Ma ti ho detto vai top. No, hai detto vado top, è diverso. No, ti ho detto giochi di sì. Allora la prossima volta metti le DC e a me mi lasci la top. Basta, sono arrabbiata. Oddio, dai. Adesso tanto non voglio manco giocare. Questa era una partita strapersa. Oddio, Dora, vedi che viene DC, vecchi tempi. Stai zitto, Vincent. Infatti, manchi da anni, Zaffiuri, è una vita che non ti vedo. Flamma, Fede, Flamma. Flammo sì, un'altra volta, no, no, basta, la prossima volta nessuno, né tu né Evil Dark venite. Perché voi loccate subito i ruoli. Che poi ti avete preso insieme. Tanto facciamo bolla su TS, dobbiamo giocare. Li conosci tutti? Li conosci?
Sì, ma io gioco solamente. Io no, gioco... dico li conosci e ti bloccano i posti dove giocare. Ah, i posti. Sì, è vero. E non sto scherzando, perché io non ci voglio giocare di sì. Ah boh, Fede, inizia un po' che lei ne poi te ne vai, perché io ho giocato mid. No, devo pure farmare, Gesù Cristo. Fammi venire su TS e devo aiutarti su. No! Fammi parlare con Dekon. Ma tutte queste view le fai solo grazie a... Ma no, ma sei cattivo! Dai, cazzo! Non lo leggo troppo lontano. Dai! 30 secondi alla generazione dei minion. E il male si nasconde. Se vuoi vedere. Ah, se vuoi vado a che fate remake, dimmi fast. No, non ti preoccupare, tesoro, lascia stare. Buonasera, Mami, guarda com'è arrabbiata. Fallo salire in TS. Sì, sono arrabbiata perché una sola cosa vi chiedo: se volete giocare con me. Io non vi dico, di lasciarmi per forza la giungla. Dora, però buonasera. Vi dico di non mettermi a di sì. Dora, buonasera, piacere. Ui, ciao, chi sei? Bravo, Dark, c'hai ragione. Fede, lo sai che io vado support, non è che ti devi incazzare con me. Infatti, Bolla, prima mi hai instillato anche il support a me, non si fa, Bolla, non si fa. Oh, support non lo vuole fare mai nessuno, mai, oh, sì, mai. Sì, ma io preferisco fare support più che fare le DC. Tu sei più bravo di me a fare le DC, quindi non c'entra niente. Ciao, gente. Smettetela di mettere questa cazzo di canzone. Sì. Poi dici, uno si innervosisce. Pensa a farmare, faccio un cazzo. Ah, ma Bolla, tu sei support? Sì. Dai, invertiti. Hai giocato in support? Io ho visto un sacco di volte giocare a DC. Ah, ti ho visto un sacco di volte. Tranquilla, metta solo a farmare. Sì, ma io non so farmare. Io appunto perché conosco come si gioca a DC, non ci voglio giocare. Ma che cazzo? Dora, avvicinati del tutto. Eh sì, vabbè, non stanno scrivendo, a parte che non ci vedo mai. Ma no, davvero, non ci vedo mai. Ma no, non ci vedo un cazzo, sta passando. Attenzione. Schiaccio la risata. Occhio, Fede, c'è pizza. Guarda, se adesso mi metto a fare occhio di qua, occhio di... Non ci morire, Bolla, perché io non ti posso aiutare. Perché se io mi metto a guardare te che fai, io muoio, già lo so. Sì, io potevo rimassare, ok, sì. Minchia, sono l'unico barbone senza skin tag. Ora inizio a leggere l'altro. Chissà bordo. No, non scrivo, non vedi, se no te lo leggi. Madonna santa buona. La cucchiarella serve per girare. È la terza volta consecutiva che mi metto questa canzone. Aspetta che non manco me ne sono accorta. Allora, attenzione. Ma lo voglio.
Oh, ho sbagliato. Per poco non è morto qui. Allora, ah beh, stasera se prendo il scommetto la tua amica sappia fare molto più di te, Giusano. Già che di cucinare a me proprio non vuoi. Occhio, spostati da me, Fede. Che belle canzoni. No. Ma sì, sono bellissime queste canzoni, però fino a un certo punto non è che le voglio sentire sempre. Gesù Cristo. Non c'è blitz. Dora a fare tutto. Oh, eccolo qua. Darky, siccome è che stasera sei particolarmente gentile. Devo andare un attimo a base in bolla. Ma chi è il jungler? Ivel Dark. Allora. Quindi dimentica il jungler. Noi non abbiamo un jungler adesso. Ciao mamma, come stai? Non mi presenti la donzella. Ancora deve imparare a cantare bene, Dark. Lascialo farmare, che almeno così diventa più forte e poi ce la può fare. Allora, ciao Meridio, come stai? La donzella accanto a me, accanto a Beatrice, la compagna di Beatrice. Come si chiama la compagna di Beatrice? Beatrice ci avrà una compagna. Cazzo, che stavo Fede, sto peccando, aspettami. Figlia. Ciao mamma, come stai? Ah, oh, no. Questo è chiaramente al pari, ragazzi, attenzione. Ho avuto sonno e mi sono svegliata. Uiii, bifino. Biffo! Ho avuto sonno e mi sono svegliata. Minchia, Fede, io l'ho visto da poco, Biff. Troppo figo, raga, non potete capire. Biff, ma Luca ci sei? Troppo bello. Ma Dora, ma te abiti a Milano? Sì. Purtroppo io mi avrei detto che capo invece sono sì. Io sono di Milano. Veramente. Milano dove? San Siro. Ah, dai, cazzo, siamo vicini. No, Evil Dark, lascia stare, vai a farmare, non si preoccupare. Prima abitavo a San Siro, ora sto a De Angeli. Ah, De Angeli, dai, non è tanto lontano. No, sulla rossa. Minchia, cioè, te l'ho detto prima, avevo casa a San Siro. E che era più bella. Ah, San Siro. No. Bah. No, però San Siro è una bella zona. Madonna. No, Evil Dark. Cazzo. Yeah. No, l'hanno preso, vieni bolla. Non c'è la sede di LOL a Lucca quest'anno, che no. Darkin. No. Madonna, i flash che sono partiti. Allora, no ragazzi, quest'anno a Lucca non c'è lo stand di LOL. Dora, probabilmente entro il primo ottobre vado a Milano con mia cugina. Lì, tu appena vieni me lo devi dire. Scrivi su Facebook che vengo pure io, Biff. Ma tua cugina sta sempre con te? Oh, ma no, rotondo, quella mo è la mia cugina, mo da poco è tornata. Sì, però fondamentalmente stanno sempre insieme. Ma sono quanto carini. Sono bellini! Mannaggia il cazzo, li ho missati tutti. Ma che andate a fare a Milano, venite in Calabria, mi sembra. Ah no, vabbè. Ma Bola, tu sei proprio di Milano? Sì. Sì, non lo senti quanto è Terun. No, in realtà non si sente dall'accento. Sei di Milano? Perché ormai è stato diventato Terun. Cosa fa? Lui lavora. E che lavoro fai? Amministratore di condominio. Cazzo. La seconda persona più odiata al mondo. Secondo lavoro più odiato al mondo. Picchia. Vai, ah, vai, no, gente, vado da Sakura. Non ce la faccio io a picchiarlo. Chi è Sakura? Ciao, Meridio! Sakura. Con tutto il bene che voglio a Sakura, non mi parlare più. Aspettando. Cioè, questo c'ha un minion quanto me, sto cazzo di support, mannaggia a cazzo. Devi un attimo aumentare. Hanno una brutta mamma. Attenzione.
Mannaggia. Occhio, non avvicinarti che ti grappa. Dove l'hai letto quell'entro? Ah, io sono sempre gentile con te, sei tu che mi tratti male e mi bullizzi. Non è vero, Darkin, non è vero proprio. Attenzione a avvicinarti al muro. Oh, occhio. Ma quali belle canzoni. Oh, io quali belle canzoni. Ho puntato, volevo premere. Scusa. Perché me lo scordate che cazzo Bussi ranca problemi che acchiappa pure dal muro. Perché lo volevo acchiappare io dal muro in realtà. Stasera si raddoppia, ah vero, cosa vero, sì. Vero cosa? Allora, stasera si raddoppia. Occhiali. Hai visto, Juice? Allora, no, io già normalmente... Scusami, ho sbagliato. Ora che mi ha la chat piccolissima, è tipo che... Proprio per me questa chat. No... Wow, a vedervi mi fa freddo. Grazie, Deep. Maro, il freddo addosso! Il freddo addosso! Ecco. Boh, la devo tornare a vedere sulla Zara, mi raccomando. Ciao! Com'è che si chiama? Chi? Sebastiano. Beh, ci siamo andati vicino. Io l'avrei chiamato Maurizio, penso un po'. Perché Maurizio? La faccia da Maurizio? Non so, io chiamo tutta la gente che mi gira nei coglioni. Compaiono tutti adesso, sono tutti attivati. Infatti, visto? Da me si congela, è vero. In realtà anche a Milano fa freddo. No, qua si sta bene. No, dai, Milano non fa freddo. Sì. Dai, l'altra sera è venuto il... Oh, no! Il nubifragio. Minchia, era sabato, volevo uscire, ma mi sa che mi serviva la barca. Addirittura? No, dai, no, già guarda. Se mi pigliava. Che facevi? Vincent. Ammetti! Che cazzo Vincent succede? 13 minuti e adesso mommy non è ancora morta. Mortacci vostri, state zitti. Ragazzi, non posso morire perché adesso c'è c'è altra c'è un motivo perché non è morta. Non è che non è morta a caso. No, io non glielo leggo. Cosa? Questa si chiama essere pro. Contro Blitz, sì, tra l'altro, che ha potuto sfidarmi felice, la mamma è riuscita a sopravvivere più di 13 minuti. Occhio. Non ti leggo. Già, mommy non mi legge. Non ce l'hai il grab, non ce l'hai il grab. Ti censuro più che non ti leggo. Via, riesci a fare, riesci. Oh, vieni. Che sfiga. Lo fanno apposta, addirittura quando mi leggi fai quante volte muoio io, tranquillo. Ecco, sembrava troppo strano. Le ecco, allora, perché tu mi hai portato sfiga. Per il ciuffo della rotta. Ah! Ma si dice per il... Cuffia, per la rotta della cuffia. Le fughe per il ciuffo della rotta. Per il ciuffo della cuffia, sì. È divertito. Ma ciò ecco non c'è proprio la... Perché la iena deve portarmi sfiga. Devo comprare gli scappetti. Io sono totalmente inutile, ragazzi.
Oh shit, other man is dead. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of love, out of love. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up. Sorry, ma io sono il preferito di Dora qua, lol. Buonanotte. E perché sono Kimpi? Dora, puoi dire a Fede che il biglietto per la Polonia non costa tanto? Bene. Io vado, buonanotte. Oh, ma siete tutti quanti fissati, vale, via. E non mi chiamo all'aghi per niente. Alla chimia. Sorry, buonanotte, buona. Oddio, questa è bellissima, è Tonanong. Ah, fighissimo. È buona la nostra contraria. Tutti quanti uguale io. Farò lo stun che non è servito a niente. Aiuto! Grazie, oh, Dio. Scusami. Io non punto a Dora, Clayser. Ce la facciamo a farci la mid? Questa canzone è la nostra. Di non morire, in realtà. Livia è stata dalla nostra parte, vero? Uh-huh. Punti al team dietro di loro. Via, 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 via. Dobbiamo scendere bot. Punti al team, un po' di team. Ci sono due team, tutti po'. Più che altro ci sono un po' di poro. Trovo bellini questi buoni. Questi mi hanno regalati a Natale. Troppo bellini. Allora, ma sono emozionato. Mommy, se giocassi sempre così potresti addirittura puntare al silver. Hai visto? Devo semplicemente incazzarmi un po'. Hai visto? Pure spugnato V prima di ammazzarlo. Per dire che lo spugno di Anive, se no... Aspetta, vengo un attimo un po'. Mi servono un po' di word preparato in barra. Aspetta, bolla dei, per mettere un po' di word. Fatti come questo. Ce la facciamo a farci il rosso? Fatti giù i minion. Mamma mia, si sono fatti pure la batte giù, cioè la torre giù. Soldi, dannazione. Vieni mid, vengo. Allora, alla faccia del cazzo. No, se n'è andato via da lungo. Peccato. Fede, vieni su. Ma io posso stunnare quello da sul muro di Anivia. Anivia, riesci a mettere un muro? Io provo a stunnare dal muro. Ragazzi, prevede che te lo posso mettere. Ecco, io condivido quello che ha scritto Woro. Non ce la faccio, grazie. Cosa, cosa? Ha scritto Eddie your mother. Vengo mid. Bravo, qua. No, la stavo testa a mano, praticamente. Lo so, ho cercato di tenertelo occupata. È tutto qua. Ho perso più tempo possibile per farti fare danni. Ma guarda, quando ho visto quella ho addirittura pensato che tu stia giocando alla ragazza al tuo fianco. Quella è intacci tua. Ma in realtà non credo. Cazzo. Che tu giochi. Tu non giochi di sì, giusto? Ma non gioco nemmeno questo che sto giocando, che non si chiama così, Vedi. Ah, ma lei non aveva gli occhialini?
Non sapevo che quando questa ha fatto l'operazione. Questa ha fatto l'operazione. Ma quando? Quindi ho visto quella faccia e ho detto non lo conosco. Ha fatto l'operazione, non ha più gli occhiali. Adesso ci vede bene. No, bene, ma te pure il mio. Ma se ci portiamo gli uccelli a questo, riesco a farlo? Grazie. Ah, sta arrivando gente! Vattene Fede! Sì, chi ci rimane? Te ne sei andata, brava! Certo, io dovevo fare, me ne dovevo sta a morire. No, non ho detto che dovevi morire. Ho detto semplicemente che brava che ti sei salvata. Tipo, io non mi salvo. Vedi? Perché ho usato il mondo, capriola, DF. Ho capriolato. Ho capriolato. Capriolo, sono il capriolo. Oh, la torre, sì, adesso. Attaccalo. Io, ma è prestissima, è inutile che ci proviamo manco. Sempre sta arrivando, sono arrivati qui addosso. Sta pezzo di merda. No, secondo me un attimo mi vedo che flash. Mid. Vabbè, ci sta il... Cazzo in bocca e qua, non mi batte. Bravo, bravo. Ero talmente abituato a giocare a supporto che l'ho bloccato e poi mi sono allontanato, invece che ammazzare. Poi dopo mi sono ricordato che devo ammazzare. C'è da farmare bot. Ciao, andando io. No, ma dove te ne vai? Cioè, manco arrivi che già te ne vai, Skyline. Non hai visto la nuova bellezza del canale? Strano, con me non fai il cazzo morto, se sono io che ti spazzo le cosce, eh? Non riesco a comprare niente, io sto talmente male a soldi che non riesco manco a farmi il gladio. Non ce la faccio a fare, non so fare. Ok. Ma lui aveva già scritto. Il nemico è stato ucciso. Sta a me giudicare. Io il Dark smetti di flammare. Perciò a me mi dà proprio fastidio. Io il Dark non flammare, per piacere. Che però hai visto Blitz che cazzo sta dicendo? Sì, ma a me non interessa di Blitz. Lui può semplicemente mutare la chat. Non ti deve interessare cosa dici. Dove hai messo il Barnabbi? Infatti, devo c'è portato nel taschino e non ci ho detto niente. Ma ha detto semplicemente vinciamo e gli dimostriamo che hanno tolto. Shit! Mannaggia il mondo, ho sbagliato perché mi stavo, ho detto non ce la faccio, invece ce la facevo, potevo ammazzarla e poi sarei morta lo stesso, però almeno anche lui sarebbe morta.
Ok. Borrafi, ma sta studiando? No, no, penso che sta seguendo. Ah, sta seguendo? Mi segui di nascosto, Borrafi, eh? Sapesse pure giocare sarebbe la player perfetta. Guarda che Dora sa giocare. Ma sta giocando Dora o Fede? Sì. Ma com'è matura la Death Mommy? No, Dora parlava ma sto giocando ancora a Fede. Ma perché gli tagli Mommy? Oh, c'è Blitz? Che vanno alla top così. Ragazzi, è Perza. Dirò di no. Abbiamo un team fight come Cristo comanda. Noi abbiamo buttato solo giù la torre. Vabbè, ma noi passiamo dalla mid. Ti preoccupare. Ok, aspetta, allora gruppiamo mid. La Q optional. Ah, che zucca. No, parlavo d'ora con te. Ma com'è? Oddio! Aspetta, un millimetro. Vieni con me, c'è Victor Mid. Acchiappalo dall'altro lato, sei pronta? Io no, sto qua. Ah shit. Oh no, madonna, il mondo qui. Ah, okay. Ma loro gruppano, noi non gruppiamo. Fede, era una roba troppo OP per te. Mi spiace. Se l'hai trovata in faccia, oddio. Mi chiedono il bimbi dormono. Maya sì, Ryu forse non ancora dorme, non sono sicura. No, dai. Il problema non sono le kill qua, il problema sono gli obiettivi. Vabbè, noi non ne abbiamo nessuno. No, ah shit! Io adesso inizio a fare un po' di danno, ma... C'è Riven che è fiddata. Come? Riven è fiddata. Questo è solo Riven. Vattene Riven. Mangiata. Dai, non fa niente. Ma hai fatto sparare un po' d'ora? Che vuol dire? Tu pubblici. No. Io lo ignoro. Non gli ho fatto provare sta... Ah, quello là, il nuovo gioco, no. Ma costa 30 euro, mi hanno detto. No, non c'è giocato. È bellissimo. Ti ho visto come c'è giocato. C'è praticamente il mio collega che ci gioca. Eh sì? Non me lo conosce. Bravo. Bravissimo. Oh, la top, esatto. Allora. Dora, sapresti cucinare non obbligatoriamente per me, ma è grazie ai principi campani. Assolutamente no. Federica, lo sapevo! Dora, puoi dire a Federica che non è così particolarmente bella rispetto a te? Dora, mi cucini una cotoletta.
lui ha capito, ora sa cucinare le cose. Ma guarda il latte. Ah, ecco. Sei avvantaggiato. Dal tono che te l'ha detto, ha detto: Dora, mi cucino una cotoletta congelata. No, lo sai che si posso cucinare anche. Allora, Dora, se apresti un... aspetta. No. Dora, diciamo che non è che non lo sa fare, che non è attratta dalla cucina, quindi in realtà non si cimenta, non si il fornello. Allora, sai che possiamo fare? Un giorno di questi facciamo, invece di fare creative, la mattina facciamo social eating e cuciniamo assieme. Wow, bellissimo. Tu quando passi? Domenica dobbiamo allora farlo tipo domani siamo impegnate. Dopo domani va bene. Dopo domani facciamo un po' di cucina. Cosa va bene? Tu dimmi. No, quello il che ti pare meglio. La famosa pastina napoletana, ad esempio. Ma sei impazzito? Ma sei impazzito? Ma vedi che sano, sei italiana. Ma non dai, ma assolutamente. Ma molto. Comunque in alcuni casi parla come Sakura. Chi è Sakura? Siciliana. No. Ragazzi, adesso mi veramente aspetto un tiramisù da tipo Stalla, anche io lo sto aspettando. È stato molto bravo e si merita tre punti extra. Hai mai seguito qualche lezione di cucina di Matteo? Fede? No. Grazie, grazie bello. No. Ma porca miseria, sei pronto che dobbiamo andare a caccia? E comunque credo che finalmente c'è gente giovane in live. Ma adesso Dora vive con te? No. Ma magari. C'è stato un periodo quando abbiamo iniziato a quando ho iniziato a streamare che praticamente Dora viveva qui in realtà. Per lo stream di cucina, chi fa il pomodoro rosso e il peperone verde? Chiede Sal. Oh, ma perché non riesco a pingare? Io, Gin è virtuoso. Ma da morti non si può pingare. Sal, tu sai cucinare meglio di me. Ho pingato, sei pingato. Perché mi diceva devi aspettare prima di dare. Ah, ok. E perché vuoi che tenga tutto troppo? Vuol dire la botta. Dai, Fede, che cosa ci cucini giovedì mattina? Zalate mare. Ragazzi, cosa volete mangiare giovedì mattina? Cosa vuoi mangiare? Possiamo fare il goulash. Goulash? Goul. Mi piace. Io una volta me l'hai fatta e mi piace troppo. Pezzo di merda, non sono riuscito a sfidarmi in tempo. Anche se assolutamente in questo momento non ricordo nulla. Cioè non ricordo come lo faccio. Compriamo gli ingredienti e mangiamo il goulash. Ragazzi, qua non ce la facciamo. Guardate il mio stun Q della muerte. Oh, sto da sola! Fede, fossi Gozu, capisco. Ma non sono Gozu, tesoro mio! Se fossi ragazzi, Gozu. Voi vorrei far notare il numero di minion del male. Minchia, non ha mai farmato così tanto. Minchia, ti rendi conto? Aspetta, non è vero, ho farmato anche meglio. Che fortuna Dora Federica di correggio di notte. Secondo me, se va al programma della Clerici si mette alla chiacchiera. Alle chiacchiere? No, le chiacchiere. Oh, Evil Duck! Vabbè, ha deciso di andiamo per morto direttamente. Evil Dark, Marò. Vabbè, è andata. Non ammazzano i minion, non mi...
Mamma del Carmine. Che guanti minimo, ragazzi. È morto col minion. Sì, dolci la mette dolci. Sì, dolci la mette dolci. 5 kill e che vuoi. Sì. Ma te hai un altro PC in casa? Ce l'hai, perché non fai uno contro uno con Dora? No, perché realtà, tardissimo, io sono da dormire. In realtà adesso facciamo un'altra bella cosa. Ne abbiamo trovato un'altra che va a dormire alle 10. No, vabbè, guarda, non c'è molta. Ti sei preso le cose peggiori di Milano? Eh? Ancora, sta cazzo di canzone. Ma magari mangi alle 7. Ovvio, e appena esco dal lavoro mangio. Anche se sono alle 6 e mezza. Alle 10 vai a dormire. Ragazzi, ma poverina, lasciatela stare. Fede, io ti saluto. Noi facciamo i saluti, ci vediamo domani mattina. A che ora? Secondo voi? Tu a che ora ti svegli? Io tanto alle 7 sono già operativa. Guarda, facciamo alle 9, tanto prima non apre. Alle 9 vieni tu a prendere, noi andiamo con la mia macchina. No, no, possiamo andare, andiamo con la mia, tranquilla. Ok, andiamo con la mia. Dai, a domani. Ti accompagno una volta. Ciao, Dora. Ciao a tutti. No, ah, ma Dora non dorme lì. No, c'ha una casa, Dora. Grazie, Melbert. Ma io non ho capito, Val, erudiscimi. Dora è napoletana? No, è della dietro casa di Federico. Dov'è di? Di casa di Federico. Ciao. Ok, ragazzi, io in realtà quindi bella figliola. Allora, ragazzi, a questo punto io mi vado a fare anche una bella doccia, che mi dite? Una doccia. Non vi piacciono, mi devo fare anche una bella doccia. Non vi piacciono le docce, ragazzi? No, viva la vulceria. Questo stream da quando se n'è andata d'ora è brutto. Vincent. Ok, ragazzi, io domani mattina in realtà non sarò in stream e neanche domani sera. Io domani sera me ne vado a cena con Dora, ciaone! Me ne vado a cena con Dora e domani mattina vado con lei che le deve comprare delle cose e l'accompagno. E mentre giovedì mattina faremo social eating, giusto? Quindi voi vi va bene il goulash? Volete mangiare il goulash? Cioè volete vedere come si fa il goulash? Goulash? Devo comprare tutti gli ingredienti perché mi sa che non ce li ho gli ingredienti del goulash. Sai che io a gennaio vado a Praga? Perché? In vacanza. Ragazzi, sapete che vi dico? Io a dicembre me ne voglio andare in Inghilterra. Me ne vado con i bimbi in Inghilterra. Basta. Inghilterra dove? A Londra? Sì, devo andare a Londra. A Londra posso andarci. Io l'anno scorso ci sono stato stata solo nello Yorkshire lì. Ah, bello. Sì, ho visto un castello stupendo. Un castello che avevo letto. Vai, è un castello bellissimo. Sono andata in Inghilterra solo per vedere quel castello. Infatti sono stata 2 giorni. Mezza giornata, il tempo di andare in albergo, andare a vedere il castello il giorno dopo, cioè girarmi. Ragazzi, voglio girare un po', io penso che mi regalo la vacanza in Inghilterra e c'è una tutti quanti. Domani giornata tra donnetti, sì, e poi è Dora, quanto mi manca, ragazzi, perché se ne è andata a Milano, perché non c'è lavoro qui? Dannazione, no, infatti mi manca un botto Dora, mi manca proprio tanto. E questo.
L'Inghilterra è a Londra. Ok. Eh? No, perché non so ancora di preciso dove, ma penso che ci andrò, non lo so in realtà, devo ancora organizzarmi e vedere un po' come fare le cose, però forse mi faccio, prima del mio compleanno, mi faccio un paio di giorni lì. Vado a trovare un amico, ne approfitto. Dilemma. Ok. Ok. Fai bene, ma Fede, mamma, Fede, mi spieghi un secondo, che tanto spieghi a me, spieghi a quelli che in chat non conoscevano Dora. Ma Dora è del tuo paese, era tua vicina? Sì, abitavamo vicine prima. Ok, poi lei si è trasferita perché non c'era lavoro. Allora, lei si è laureata, poi semplicemente ha fatto dei... Sì, poi si è trasferita perché ha trovato lavoro a Milano. Ok, ma quanto tempo fa è successo? Un anno fa. Ma quanto tempo prima rispetto alla mia venuta sul canale? Boh. Tipo? Non so, minimo mezz'anno prima che venissi. Io non l'ho mai vista. Almeno 6 mesi prima che tu sei venuto. Bolla, ma in realtà Bolla, in realtà Dora è stata sul canale solamente il primo mesetto. Anzi, solamente tra fine... mese di agosto neanche, io ho iniziato a giugno e lei è stata solo il mese di agosto sul canale, solo che ci stava veramente spesso, tipo tutte le sere, poi un po', poi sempre più di rado, perché poi ha iniziato a fare tirocinio, cose così, perché si era appena laureata, finita l'università abbiamo iniziato ad uscire più assieme, perché prima doveva sempre studiare. Poi si è laureata e quindi niente, quindi poi è andata via. Ciao Blitz, come stai? Ho capito. Comunque io, se non mi sbaglio, questo qua è l'ottavo mese. Teoria. 8 mesi. E allora, Dora se n'è andata un po' di tempo fa. Come si fa a vedere quanti mesi... Come si fa a vedere quanti mesi è sottoscritto? Non lo so, 8 mesi che ho la sub, ma tu stai... Allora, tu stai da prima di Luca, giusto? Noi pensa che il primo quando... Luca ce lo siamo fatti assieme. Io e lei abbiamo conosciuto di persona nello stesso momento, Valerio, eh? Poi io ho il sub... perché da stavamo quando con lei hai quando... il sub? Da 8 io mesi. Ho il sub da quando te hai il sub. Quindi l'hai fatta scappare, che infatti è stata lei. Tu mi pare che dai da 8 mesi la sub, da febbraio. Ma io la sera in cui ti hai detto che hai avuto la partnership, hai fatto la sub, quindi 8 mesi. Bello bollicina, bello bollicina. Rod, tu cos'è l'altra icona? Allora, tu c'hai il vasetto, l'altra icona è lo zainetto. Lo zainetto. Ma si vince un premio? No. No, niente. Vabbè. Che scontri hai avuto su LOL? Chi è che ha avuto scontri su LOL? Oh, uè, devi ricaricare e c'è il tuo negozio. C'è gli sconti. Aspettate allora, facciamo. Ma comprati vestiti su PUBG. Guardate, ci meno, mannaggia cazzo, non ci posso pensare. Compra su PUBG. Allora, devo andare nel mio negozio, ci sono usciti gli sconti? E dove stanno? Il tuo negozio c'è scritto, in alto a destra. Se non lo vedi, devi ricaricare l'olma. No, sì, e poi che faccio? Centro regali? No. No, devi... Allora, hai presente dove c'è home? Ok, home. Alla destra c'è il tuo negozio. Ah, pure qua è la mia destra. Ma no, aspetta, io già sono nel mio negozio. Poi c'è la... Fammi vedere un attimo. No, nulli, no. Oh, questo è un negozio. No, vai proprio nelle notizie, schiaccia home. Già ci sto in home. Ok, in alto a destra fai home, non ti vedo in diretta. Adesso no, ce l'hai. No, devi ricaricare LOL. Ricarica il LOL. Perché?
Perché se no non ti esce. E come lo ricarico? Devo chiudere e riaprire. Chiudi LOL e riapri. Ferma, ferma. Troppo tardi. No, non ce l'ha. Vabbè. Io non ce l'ha, ricarica. Ricarica. Inza de mare. Ma perché ti è uscito Mummo in questo istante? Boh, prima. Boh, io non ce l'avevo comunque Val quando ho aperto. Sì, devi chiudere e riaprire. Ma perché non si può fare un refresh nella lobby di League of Legends invece di... Non è PUBG. Appunto, come PUBG. Comunque Val ci vogliono qua, mettere le case. L'hai visto? Ok, vai. Sconto su Mummy! Sconto su Warwick, Lugo Bianco, Mummy, Jax, Leona, Jinx. Sono i champ che usi più spesso. Sono i champ che uso più spesso. Sì. E Morgana. Morgana è bello. Più bella degli in mezzo è Leona Solare di Ferro. Leona sul mare di ferro. Comunque sto aspettando bonus per giocare a PUBG. Che oggi sono arrivato secondo. Vladimir, da quanto tempo non gioco Vladimir? Non voglio giocare Vladimir. Io vorrei vedere in realtà i campioni. Oddio, bella quella Morgana. Bella, infatti, li ho comprato PUBG. Hai comprato PUBG? Allora domani giochiamo assieme. Caltis, bravo. Ah no, domani non ci sono. Ho fatto un paio di partite di prova. Muoio subitissimo, hai visto? No, dai, su, se hai un po' di esperienza di Call of Duty. Ma anche io avevo l'esperienza di Call of Duty. Ragazzi, come posso vedere le mie bellissime... Lo sai che Dora è proprio bellissima? Certo che lo so. Forse... Comunque c'è altra gente che ha comprato il gioco col tuo sconto? No, non credo. Io l'unico sconto. Fatto bene, grazie. Vediamo Leona. Ti hanno dato quei 20 centesimi? Te li andati? La mia Leona Pulparti mi hanno dato, le belle Leona Pulparti. Te li hanno dati 20 centesimi? Penso di Penguin? No, devo tipo fare 100 euro prima che mi viene. Ma tutti, quindi tra 7 anni me lo daranno. Poi tutti insieme te li hanno dati 20 centesimi o rate? No, ancora non me li posso dare finché non faccio troppo soldi. Ah. Quindi non accadrà mai. Adesso vediamo la mia Riven. Questa Riven c'ho adesso, l'esiliata, alla faccia, che nome importante. Te ne racconto una bellissima, prima. Io c'ho Arcade, l'esiliata, questa qua. Com'è bella questa Riven qua! Sull'ampione. Riven portatrice di un pigione. Cazzo, è bellissima, sarebbe bellissima. Fede, ti posso raccontare un episodio? Dimmi. Prima ho fatto una partita. Sono atterrato in una zona che pensavo che fossi da solo. C'era un altro tipo, ci siamo presi a pugni. L'ho ammazzato. Sono rimasto con niente di vita. E sono morto subito dopo perché mi sono buttato giù da una roccia. Ti sei suicidato oppure? Sì. No, suicidato. Perché hai detto inutile, non posso. Il peso del rimorso. Bravo. No, mi sono suicidato perché sono stupido. A posto di fare il giro, mi sono buttato giù. Non volevo dire il peso della stupidità, però. Hai visto? Sull'ampione. Un piccione.
Va bene ragazzi, ci vediamo giovedì mattina con Social Eating e Dora. E Dora the Explorer. Ciao! Sul lampione. Giovedì. A giovedì. Quindi di non domani niente stream. Aveva ragione. No, domani niente stream. Sul lampione.